Singolarità, ma quale? La singolarità è una teoria che prevede un futuro non proprio roseo per l'umanità, in quanto soggiogata dai computer, dai robot, dalle sue stesse creature. Adesso vi dimostro che questo è un processo impossibile che si realizzi e colgo l'occasione con questa dimostrazione anche per dimostrare però che per contro c'è un'altra singolarità, pure tecnologica, già in atto. Qui l'umanità soccombe da qualche centinaio d'anni. Questa altra singolarità confermerà ulteriormente la tesi sulla prima, rendendo evidente che se mai si realizzerà una cosa del genere, ossia un'umanità appunto soggiogata ai robot, beh, sarà una vera e propria messa in scena. Perché dietro quelle macchine ci saranno in realtà uomini che vogliono far soccombere altri uomini. Allora, da questi due argomenti potrebbe innescarsi anche il tema delle fake news, delle bufale, e si vedrebbe un cerchio chiudersi alla perfezione. La singolarità dell'intelligenza artificiale poggia sul postulato che si possa innescare un'evoluta capacità di autoapprendimento, tale da sfuggire da parte delle macchine, tale da sfuggire al controllo umano, dando origine così a una sorta di coscienza artificiale, cui l'umanità può cadere sottomessa. Secondo tale presupposto, quindi sarà solo questione di tempo, perché l'autoapprendimento nelle macchine è già un fenomeno collaudato dai motori di ricerca ad altri algoritmi della robotica. Ecco, l'abbaglio a mio avviso di questo postulato è che l'autoapprendimento è un meccanismo che può creare, sì, iniziative ad agire, ma non può creare alcuna motivazione ad agire, e la differenza è abissale. La materia organica, infatti, ossia gli esseri viventi, dalla cellula all'essere umano, si distingue dalla materia inorganica, un sasso come un computer, proprio per avere una motivazione, la motivazione a mantenersi, sussistere, riprodursi, le motivazioni biologiche che contraddistinguono l'essere vivente. Non è quindi questione fisica di algoritmi, perché questi sono mezzi, sono strumenti per raggiungere una finalità. È questione invece di un movente. Non è fisica ma metafisica. L'anima, ciò che rende animato, non è solo un algoritmo, come può invece legittimamente essere ritenuta l'intelligenza, in senso lato. Qualsiasi finalità potrà elaborare una macchina non partirà mai da una propria motivazione. Qualsiasi esigenza possa avere una macchina sarà sempre un'esigenza programmata e le finalità scaturite da tale esigenza rispecchieranno una motivazione di chi ha programmato la macchina per quelle finalità. Ed è sempre una motivazione dell'essere umano. Un computer, se non è acceso dalla motivazione di qualcuno che vuole accenderlo, ha potenzialità pari ad un sasso, per quanto potente sia. E se noi programmiamo un PC ad autoaccendersi, un robot ad autoaccendersi, sarà sempre un movente che partirà da chi lo ha programmato. Quindi un algoritmo della motivazione è qualcosa di inconcepibile. Quanto è inconcepibile la sostanza dell'anima. L'essere umano non potrà mai mettere dentro un robot alcuna motivazione, qualsiasi elaborato compirà il robot, sarà qualcosa di programmato e quindi assolutamente prevedibile per chi lo ha programmato. E attenzione, solo per chi lo ha programmato, non per tutti. Questa pure è una differenza abissale, su cui si vuole, a mio avviso, proprio speculare con la teoria della singolarità. Oggi forse ci sono robot con algoritmi sofisticatissimi che forse superano le funzioni che può avere un moscerino nella sua breve esistenza. Ma un moscerino ha motivazioni a vivere che un robot non avrà mai. Un moscerino autoapprende dalle esperienze con l'ambiente circostante perché ha motivazione a sopravvivere e vivere. Un robot può autoapprendere pure dalle esperienze con l'ambiente circostante, elaborando input ed output, ma non saprà mai perché lo fa, il senso del perché lo fa, il motivo per cui lo fa. L'uomo in soldoni non sarà mai in grado di mettere vita dentro una macchina. Lui può solo distruggere vita, non può crearla.
E questa è una verità metafisica oltre che fisica. Si pensi al fatto che l'uomo può decidere quando morire, ma non può decidere quando nascere. Io vi confesso che non ho mai avuto passione per l'informatica, la cibernetica, l'intelligenza artificiale, però quando queste discipline hanno coinvolto le materie che mi appassionano da una vita e anche professionalmente, e parlo di biologia animale, di etica, allora non ho potuto fare a meno di riflettere su questi argomenti. Ecco, la mia fortuna, e penso che dovrebbe essere la fortuna di ogni persona, è stata quella di prima studiare a fondo quelle che sono le prerogative di ciò che noi chiamiamo vita in senso biologico, limiti e potenzialità. E poi ho approcciato l'informatica e la cibernetica, tra l'altro proprio anche come materia medica, e poi vi dirò in che senso. Se si fa il percorso inverso, come hanno fatto illustri teorici, penso a Stephen Hawking, proprio il padre fondatore della teoria della singolarità, un fisico teorico, fino ad arrivare a Gianroberto Casaleggio, no? Che tra l'altro ha edito un video molto ben fatto sulla singolarità, molto sintetico e chiaro, e che riprende naturalmente le teorie di Stephen Hawking. Ecco dunque, tutti coloro che, esperti del settore informatico, cibernetico, robotico, hanno approcciato queste tematiche, probabilmente non hanno mai avuto, secondo me, modo di approfondire quelli che sono i principi della biologia, e questo può far prendere degli abbagli, perché si rischia di pensare che la materia organica rispetto alla materia inorganica abbia qualcosa di diverso. Invece bisogna comprendere che la materia organica rispetto a quella inorganica non ha qualcosa di diverso, ha qualcosa in più. E anche qui la differenza è abissale tra l'avere qualcosa di diverso e l'avere qualcosa in più. Un musicista può essere un perfetto esecutore, ma non essere in grado di comporre nulla. Per contro, un musicista con capacità esecutive scarsissime può avere la dote di inventare composizioni celestiali. Ora, l'uomo può già collaudare robot che eseguono in modo perfetto una sinfonia di Beethoven. Basta un PC dalle potenzialità anche ridotte, ma non può né potrà mai collaudare un robot che inventi una sinfonia come quella di Beethoven. Capite allora che questi temi spalancano le porte anche alla filosofia, alla teologia, perché qui si gioca tutto sulla differenza tra un essere umano che si diverte a spacciare un'imitazione falsa della vita con la vita stessa, ossia vuole spacciarsi per creatore di vita, per Dio stesso. L'essere umano, non accontentandosi di sentirsi come Dio, gioca illusoriamente a credersi Dio. Ed è questa l'essenza, tra l'altro, del peccato originale di biblica memoria. Ecco dunque come sono arrivato a fare queste riflessioni. Ho fatto il mio percorso di studi fin dalla gioventù. Quando ero adolescente, al liceo, oltre a giocare a pallone e a suonare la chitarra, mi divertivo a comprare certe riviste. Le Scienze, una delle riviste più accreditate a livello scientifico, che è l'edizione italiana del Scientific American. Queste sono le riviste del maggio 99, giugno 99. Vedete, si parla di Big Bang, ne prendo altri, vaccini genetici. Già allora, qua siamo nel ottobre 99, il plasmare il cervello in laboratorio, ok? Mi appassionò in particolar modo un dossier, edito sempre con Le Scienze, l'intelligenza. Apprendimento, talento, genialità, memoria. Evoluzione del pensiero elaborato. I nuovi obiettivi dell'intelligenza artificiale. Primavera 99. Costava 9.000 lire. Io andavo a lavorare in pizzeria nei weekend per tutto il liceo. Facevo il pizzaiolo e
mi toglievo la soddisfazione di comprarmi, di pagarmi questi vizi. Sempre edito con questa rivista, tra l'altro nel 98, ci fu questo doppio CD, I segreti della mente. Questo è un CD che gira su Windows 95. Adesso sarebbe impossibile aprirlo con qualsiasi nuovo aggiornamento di Windows. Apprendimento, memoria, conoscenza, emozioni, intelligenza. Qui si parla di intelligenza emotiva. Nel 98 non era uscita da molti anni la teoria sull'intelligenza emotiva, no? Ecco, questi sono i temi di questo CD-ROM che funzionava come un DVD. Come funziona la memoria? Cosa servono le emozioni? Come impara il nostro cervello? C'è un limite all'intelligenza artificiale? Come funziona la percezione? Come si sviluppa il cervello di un bambino? Un CD straordinario, l'ho divorato e mi ha illuminato poi su tante cose successivamente. Un altro libro che mi ha molto appassionato, sempre al liceo, è Nicholas Humphrey, Una storia della mente. Lo cito in particolar modo, nonostante la bibliografia sia immensa su queste tematiche fin da fine anni 90, lo cito in particolar modo perché questo è un libro che ha trattato una possibile genesi della coscienza, e parlandone in maniera molto algoritmica. Già da fine anni 90 queste tematiche sono all'ordine del giorno. Io provai a curiosare da adolescente, naturalmente quello che capivo su queste riviste era molto limitato, ma quello è stato uno stimolo per cercare di capire meglio, poi studiando altre materie, cercando di approfondire. Io colgo l'occasione per far passare il messaggio che nessuno deve sentirsi limitato di fronte a qualsiasi argomento. È questione di volontà di imparare e si impara qualsiasi cosa. Ecco, oltre a queste curiosità adolescenziali, poi sono intervenuti gli studi di medicina veterinaria per 5 anni, più altri 3 di medicina omeopatica. E ci tengo a dirlo, è stata la scuola di medicina omeopatica veterinaria che ho frequentato ad illuminarmi sui principi a Cybernetica Project, che è un punto di riferimento direi esistenziale, oltre che professionale, come è stato fin dal primo approccio. Molte delle cose, molte delle riflessioni che sto facendo qui, le ho già fatte in una tesi del 2008, che è uno studio interdisciplinare, proprio in medicina omeopatica. Ne approfittai della tesi di quella scuola per fare uno studio appunto interdisciplinare su fisica quantistica, su cosmologia. Rimando a quella tesi poi per approfondimenti quello che ho detto sopra sulla motivazione intesa come principio biologico di tutto il metabolismo. Il metabolismo è motivazione nell'animale, nella pianta, nell'essere vivente. Ecco, teorizzare per motivazioni personali sull'intelligenza artificiale è stata una conseguenza del mio percorso in materie biologiche ed è quello che auguro appunto ad ogni persona, di comprendere i meccanismi e le motivazioni della vita per non farsi abbagliare dagli stravolgimenti che l'essere umano si diverte a fare della vita stessa. È meglio fare il percorso giusto, partire dal comprendere la vita per capire cosa possono prendere dalla vita le macchine e cosa no. Entriamo allora nell'altra singolarità che ha già stravolto l'umanità da secoli ed è una singolarità economica. Perché è con la sofisticazione di uno strumento tecnologico ben preciso che l'essere umano sta distruggendo da centinaia d'anni l'ambiente, la relazione con gli altri e se stesso. Lo strumento tecnologico denaro. L'uomo ha perso il controllo di questo strumento usato per trasferire valori e in nome del denaro compiamo lavori che ci avvelenano, che ci intossicano nel corpo. Come nella mente, gli affari sono affari, no? Non si guarda in faccia niente e nessuno e alieniamo noi stessi dalla realtà. Sembra che abbiamo passato il punto di non ritorno con questa singolarità, quando si sente dire è sempre stato così, funziona così da sempre, non si può cambiare. Si esclude ogni cambiamento
per un imprinting al denaro, di cui parleremo in un'altra sede, ma il denaro non è la natura ad imporlo. È un nostro patto collettivo, il denaro è l'imposizione di uomini verso altri uomini e chi lo impone, badate, si nasconde alla stregua di chi sa e può programmare un robot a distruggere i propri simili in nome del denaro e vorrebbe dare la colpa ai robot. Vedete allora che tornare a dare il valore vero alla realtà, abbandonare ogni surrogato è il vero bandolo della matassa. Ho curato nella playlist di video Economia, Mercato, Finanza il percorso antropologico che ha portato l'umanità dall'uso delle armi all'arma denaro. E rimando lì per approfondire com'è possibile che siamo arrivati a questo, perché ci siamo ridotti a dire tanto è sempre stato così. E quanto facile sarebbe riprendere in mano la situazione cambiando tutto per il meglio. È tanto assurdo e pervertito ormai questo intreccio di valori stravolti della realtà che si è arrivati a questo. E vi mostro l'articolo di Bill Gates. Secondo Bill Gates dovrebbero pagare le tasse sui robot sia le aziende che li producono, sia le aziende che li installano per sostituire la manodopera umana. Uno che attraverso la tecnologia informatica ha speculato montagne di quattrini. E arrivo ovviamente a queste conclusioni, che sono assurde. Guardate per contro un altro modo di interpretare la stessa medesima realtà, lo stesso medesimo fenomeno. I robot, reddito di cittadinanza. Se i robot sostituiscono il lavoro umano, meglio, diamo un reddito di cittadinanza che permetta a tutti, ma a tutti, di dedicare il proprio tempo a migliorare se stessi e la comunità. Ma è questo l'incubo dei Bill Gates del mondo, che tutti abbiano le stesse opportunità, lo stesso potenziale finanziario. Il sogno di Bill Gates era mettere un PC in ogni casa, ma perché? Perché aveva a cuore che vivessimo meglio? No, perché se vendi qualcosa che va in ogni casa e lo vendi solo tu, diventi milionario e gli altri dipendono da te e dalla tua ricchezza che gli altri ti forniscono. Ecco perché il primo pensiero di Gates non è stato un reddito di cittadinanza per risolvere il problema, per cambiare tutto. Ma tassare chi usa i robot per non cambiare esattamente nulla. Allora, chiudo questa lunga e laboriosa riflessione leggendovi altri articoli e non mi soffermo più di tanto. Lapidario, Elon Musk. In futuro diventeremo cyborg. L'imprenditore ipotizza fusione tra intelligenza biologica e artificiale. Ha delineato una realtà in cui l'uomo sviluppa l'abilità di comunicare direttamente con le macchine, abilità necessaria per evitare di essere eclissato dall'intelligenza digitale. Le macchine, ha osservato, comunicano alla velocità di 1000 miliardi di bit al secondo, mentre l'uomo, il cui principale metodo di comunicazione adesso è digitare sulla tastiera di uno smartphone, va di circa 10 bit al secondo. Allora, pacemaker, retine artificiali, una protesi bionica, sono le macchine che si adattano a noi. Ma vi pare che siamo noi ad adattarci alle macchine per non essere eclissati? Dovremmo farci trapiantare un chip in testa che fa milioni di calcoli al secondo per interloquire con un PC? Ci rendiamo conto? Invento robot che fanno il lavoro per me e io devo diventare come il robot? Per fare il lavoro insieme a lui. E riguardo all'umanità eclissata dalle macchine, ritorno alle motivazioni che ho trattato sopra. Aggressività. Intelligenze artificiali possono diventare aggressive. I ricercatori hanno fatto fare due distinte intelligenze un gioco in cui dovevano raccogliere delle mele rappresentate da pixel verdi nello stesso campo di gara e bla bla bla. Allora, la castroneria delle conclusioni che si deducono in questo articolo sono facilmente intuibili leggendo un articolo di 20 anni fa. Sempre dal dossier sull'intelligenza artificiale. Nel capitolo Intelligenza e i robot di Arab al-Sharif, un francese, per coordinare i compiti di un gruppo di robot mobili, gli scienziati li dotano di un'organizzazione collettiva che assume la forma di regole economiche e costituzionali. E c'è un esperimento. Vedete, ci sono dei robottini con delle palline. Ecco, in una rivista di 20 anni fa,
C'è lo stesso esperimento. Non c'è nessuna aggressività. C'è semplicemente un potere decisionale del robot che è programmato in base alle circostanze che trova. Sicuramente elaborazioni di algoritmi sofisticatissimi, ma non c'è nessuna aggressività intesa come quella umana. Questi sono titoli fatti apposta per sensazionalismo, insulso e finalizzato a creare panico. Norme sui robot. Parlamento europeo. Un bottone per la distruzione dei robot da premere in caso di rivolta o di danni causati dall'intelligenza artificiale e uno studio a fondo degli effetti dell'automazione sull'occupazione. Ecco, questa è la classica situazione in cui si inventa il problema per vendere la soluzione. Io la sovrappongo alla famigerata decisione dell'ONU di programmare una migrazione sostitutiva di popoli per rimpiazzare una popolazione che invecchia troppo precocemente perché non c'è cambio generazionale, si riproduce poco, come quella europea, con popoli invece con una forte spinta riproduttiva, come quelli africani. C'è un documento del 2000-2001 dell'ONU che parla di migrazione sostitutiva di popoli e tutto l'esodo che è in atto in questi anni, quindi è già stato programmato decenni fa. Tutte le guerre che sono state condotte ultimamente, dalle primavere arabe in poi, hanno questo scopo, favorire questa migrazione e tutti gli scandali che stanno emergendo, che sono emersi e stanno emergendo sull'immigrazione, ne è la prova. Allora dove sta il creare il problema? Il problema lo crei perché l'Unione Europea ha attuato un taglio nella spesa pubblica, dei servizi di assistenza sociale alle famiglie per renderle il più possibile improduttive. Se si toglie lavoro, se si toglie denaro alle persone, non andranno a mettere su famiglia. Il problema di poche nascite, purtroppo, in un sistema economico finanziario, non è la sterilità di massa, è la mancanza di denaro. Allora non serve una legislazione per tenere al guinzaglio i robot, serve una legislazione che attui ogni deterrente affinché un essere umano non imbrogli più il proprio simile sull'intero valore della realtà.